Buonasera e benvenuto a Lilian. Sì, no, stavo cercando di ricordare che Lilian è dello Stato di Rio e noi abbiamo un accordo di collaborazione, il Ministero dell'Ambiente italiano con lo Stato di Rio per la protezione dell'ambiente. In particolare con l'agenzia, con INEA, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente dello Stato. E perciò abbiamo già cominciato a lavorare insieme e speriamo che questa sera troviamo un'altra opportunità per continuare a lavorare insieme. Io capisco che tu capisci l'italiano? No, e allora abbiamo bisogno di una traduzione per lei. Un momento. Abbiamo anche una macchinetta di traduzione. Sta funzionando? Sì, oh, meno male. Allora, Lilian, volevo ricordare che il Ministero dell'Ambiente italiano ha un accordo di collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente dello Stato di Rio de Janeiro. Credo che la prossima settimana avremo qui il nostro meeting insieme, ma il fatto che tu questa sera sia venuta qui, e io ti ringrazio molto, potrebbe aprire anche un'altra possibilità di collaborazione. Perché abbiamo, credo, molte possibilità per lavorare insieme e realizzare iniziative interessanti, utili e qualche volta anche divertenti. Per esempio, questo edificio è anche un edificio divertente, è un simbolo che dimostra quali sono le possibilità concrete e quali sono i vantaggi nell'utilizzare materiale riciclato. Abbiamo anche qui uno dei video di presentazione delle eccellenze italiane di un gruppo italiano che ha un'iniziativa che si chiama MATREC e che ha catalogato tutti i materiali in maniera tale da immaginare in che modo il riuso dei materiali può generare nuovi prodotti. E ci sono molti prodotti di design che derivano da materiale riciclato. Quando abbiamo avuto la presidenza italiana del G8-G20 nel 2009 in Italia, abbiamo avuto una mostra di prodotti di design molto eleganti fatti con materiale riciclato. Il materiale riciclato è il risultato naturalmente della raccolta di materiali usati, che qualche volta sono rifiuti, qualche volta sono semplicemente materiali usati e che possono essere valorizzati, e questo è nella linea di quella che viene chiamata circular economy, l'economia circolare che consente di dare nuova vita a materiali e prodotti alla fine della loro vita, che è un impegno anche europeo e naturalmente un impegno italiano. E il CONAI, il Consorzio Obbligatorio Nazionale per la Raccolta degli Imballaggi, che peraltro ha contribuito in maniera importante alla costruzione di questo edificio, rappresenta un'esperienza che potremmo anche considerare insieme come esperienza utile per lo Stato di Rio, se lo Stato volesse essere interessato, perché
l'esperienza che abbiamo in Italia ha avuto molto successo, anche dal punto di vista economico, non soltanto dal punto di vista ambientale. Io credo che ci sia poco da dire sulla filosofia e ci sia invece molto da dire sui risultati, perché tutto quello che si vede è il risultato di quante cose si possono fare valorizzando i materiali recuperati. Ma la lista dei materiali recuperati è molto lunga e la lista degli oggetti prodotti con i materiali recuperati è ancora più lunga, perché praticamente tutto quello che oggi c'è come prodotto in commercio può essere anche prodotto con materiale riciclato. E questo credo che sia un dato molto importante che dobbiamo ricordare nel momento in cui pensiamo che la via per lo sviluppo sostenibile è soprattutto una via segnata da un grande risparmio di risorse naturali e di risorse energetiche. Ecco, questa sera noi introduciamo questo tema avendo in mente che il prossimo passo potrebbe essere un'iniziativa insieme, un lavoro insieme. Grazie mille. Grazie naturalmente al Ministro per l'introduzione, perché dà il senso anche del lavoro che compieremo stasera, con la presenza anche delle aziende italiane, dell'eccellenza italiana, di Italcementi, di Enel Green Power e del CONAI. Pertanto siamo lieti che lei possa anche poi ascoltare e partecipare a questa sessione di studio e di presentazione dei risultati. Grazie.